Stiamo alla vicenda più attuale, più spinosa, e sia consentito a me di dire senza ipocrisie ciò che penso. La democrazia è il tema che va affrontato quando il ciclope della siderurgia sottrae illecitamente ricchezza, occulta nella segretezza il comando di fabbrica, rinvia i conti con la vita e con la morte di una comunità ostaggio dei veleni e delle menzogne. Se nel corso del tempo si accettano i licenziamenti e i reparti confino per gli operai riottosi a una certa disciplina, poi diventa quasi normale ribellarsi alle centraline che raccontano le performance delle emissioni dal camino E312, il camino dell'agglomerato. Ilva è un vero crocevia in cui precipita per intero una lunga storia italiana di omertà e subalternità culturale. Ma Ilva non parla un dialetto ionico, ma la stessa lingua nazionale di Bagnoli o di Porto Marghera o di Priolo. Sembra banale dirlo, ma non lo è. La diossina non è un destino, come noi lo è l'amianto. Voglio dirlo con deliberata ingenuità. La diossina è la scelta di subordinare la ricchezza della vita alla vita della ricchezza. Inquinamento non è sinonimo di crescita, direi il contrario. Inquinamento è sinonimo di perdita, di spoliazione, di morte. La si smetta con le repliche di finto buonsenso o con i ricatti occupazionali. E se Ilva fa la serrata proprietaria, il governo risponda ampliando il sacrosanto processo di commissariamento e di estromissione di chi si è appalesato in tutta la propria inaffidabilità.